Investimenti e consolidamento B2 Green Sicily approva il bilancio d'esercizio e Bellino ha confermato presidente del CDA. L'assemblea dei soci di B2 Green Sicily SRL ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 che si è chiuso con un utile positivo. Nella stessa sede inoltre sono stati nominati Diego Bigona e Giovanni Russo, nuovi consiglieri del CDA, confermando la presidenza di Giancarlo Bellina. A riprova della fiducia e della stima che la holding svizzera ripone in una governance sempre più presente e radicata nel sito industriale di Priolo, il nuovo consiglio di amministrazione di B2 Green Sicily è interamente composto da professionalità locali, la cui consolidata conoscenza delle dinamiche territoriali garantirà certamente una gestione più attenta e integrata con le esigenze del contesto locale, rafforzando sempre più il legame tra azienda e comunità. Il presidente Giancarlo Bellina ringrazia gli amministratori uscenti Corrado Augusta e Simone Mallardi per avere accompagnato e supportato la transizione della nuova società in tempi brevi e con la massima efficienza ed efficacia verso un modello di governance stand alone con tutte le funzioni di staff pienamente operative e a regime. Ha altresì ringraziato i componenti del collegio sindacale, il presidente Pier Domenico Rundo e i sindaci Massimo Conigliaro e Vito Ancona, noti professionisti siracusani, per il prezioso contributo profuso a supporto del consolidamento degli organi societari della B2 Green Sicily.